proprie mani quelle dei Il suo piano tamponi è una baggianata. Non è vero che gli è stata respinta la proposta di fare tamponi ai cinesi. Sono solo alcuni frammenti di un poco apprezzabile scambio di critiche tra la responsabile del piano di salute pubblica della Regione Veneto, la dottoressa Francesca Russo, e il professor Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova. Lo scienziato che ha avuto l'intuizione di scrinare per due volte la popolazione di boa euganeo, primo focolaio del coronavirus in Veneto, accertando la presenza degli asintomatici molto pericolosi nella diffusione del contagio. Non ho ricevuto nulla che chiedesse alla mia direzione la possibilità di fare dei tamponi ai cinesi. Questa notizia l'abbiamo appresa l'11 febbraio da una dichiarazione che il professor Crisanti ha fatto al Corriere del Veneto, e in quello stesso giorno io ho predisposto una lettera su indicazione del dottor Mantoan, che è direttore dell'area sanità e sociale, per chiedere al professor Crisanti se rispetto alle sue dichiarazioni ci fossero delle indicazioni ulteriori rispetto a quelle che noi avevamo, di cui eravamo in possesso, di tipo nazionale o internazionale, che davano questo tipo di indicazione, questo tipo di indirizzo, o se lui era interessato a presentare un progetto di natura, diciamo, di ricerca, perché altrimenti bisognava giustificare, insomma, di non distogliere risorse da quelle che invece erano le indicazioni nazionali. Il professor Crisanti, con una lettera datata il 12 febbraio, risponde e ringrazia il direttore della lettera e della possibilità di chiarire quelle che erano le sue affermazioni fatte alla stampa, che dalla stampa erano state travisate. Adesso dico queste cose, insomma, anche sull'onda dell'emozione di questo attacco, che mi sembra assolutamente gratuito e non c'è nessuna interferenza fra le competenze mie, del professor Crisanti o di altri colleghi che operano al massimo nell'ambito della propria professionalità, nell'ambito della propria specialità. Tra i due pilastri importanti della squadra veneta impegnata nella lotta al virus si è inserito il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha cercato di incollare i cocci, anche se da giorni la fiamma sembrava covare sotto la cenere, con ripetute sottolineature da parte del governatore, che in più occasioni ha ricordato in conferenza che sua è stata la decisione di fare i tamponi a tutti gli abitanti di Vo, trasgredendo alle indicazioni del Ministero della Salute, che appunto lo vietava. C'è la ricerca scientifica di Vo che arriva alla fine della quarantena, perché il professor Crisanti ha chiesto a me, e secondo me ha avuto una bella intuizione di approfittare dei dati. Spesso si confonde, anche maldestramente da parte di qualcuno, come il piano di sanità pubblica per il Veneto. C'entra niente. E noi tutti tranquilli. Il mio invito è tutti tranquilli. Ha da passare a nottata. E quando ci viene un dubbio di fare una baruffa o di fare una rivendicazione, pensiamo ai 1847 morti che abbiamo e ci passa subito la voglia di far casino. Sono desolato che per fini politici si tenti di incassare un dividendo politico riscrivendo la storia di questa epidemia, con sprezzo delle tante sofferenze che ha causato, decine di migliaia di morti che ancora piangiamo. La replica alla nostra redazione di Andrea Crisanti. E proprio il rispetto, aggiungiamo noi, per le vittime, per i familiari, per chi ha patito, per chi ha lottato in prima linea, imporrebbe di non assistere a questi scontri pubblici.